Buonasera a tutti. Scusate se mi presento, sapete, sono un po' timido, sono abituato a restare nell'ombra. Mi chiamo Edmond, Edmond Monet. Sì, come il pittore Claude, mio fratello. Lo conoscete? Beh, certo, qui a Parigi è diventato famoso. I giornali parlano di lui, anche se non sempre per elogiarlo. Anzi, a dire la verità, per lo più si tratta di vere e proprie stroncature o addirittura di vignette, caricature, prese in giro. Io proprio non ho nessun talento per la pittura, ma quando posso cerco di dare una mano. Per esempio, se mio fratello Claude deve esporre i quadri in una mostra, lo aiuto a scegliere come collocarli e dove appenderli. Studio l'illuminazione. Scrivo i cartellini dei titoli, accolgo i visitatori, seguo la stampa del catalogo, le affissioni dei manifesti, gli inviti all'inaugurazione, insomma, tutte quelle cose pratiche per le quali invece Claude non è proprio tagliato. Ecco, vi racconto com'è andata questa faccenda degli impressionisti. Dunque, come sapete, l'anno scorso, intorno a Natale, Claude ha fondato una società anonima cooperativa di artisti insieme ai suoi amici pittori. Ne fanno parte Pissarro, René Noir, Degas e la graziosa Berthe Morisot, unica donna del gruppo e una dozzina di altri. Ogni membro versa 60 franchi e la società si impegna, ho imparato lo statuto a memoria, a organizzare mostre libere, senza giuria né premi, in cui ciascun membro può esporre le proprie creazioni. Devo ammettere che mio fratello e gli altri hanno proprio poca fantasia. Società anonima. Ma non potevano fare uno sforzo e cercare un nome un po' più bello? Beh, comunque, nel giro di poche settimane si sono messi in azione e hanno organizzato una mostra. Il problema principale, quello della sede, è stato subito per fortuna risolto. Il famoso fotografo Nadar, un'autentica celebrità, ha messo a disposizione il suo grande e luminoso studio, due piani di sale dipinte in rosso scuro e illuminate da ampie vetrate in Boulevard de Capucines al numero 35. Ottima notizia, ma bisogna fare in fretta. L'inaugurazione viene fissata per il 15 aprile 1874. Manca poco. I giorni, le ore che precedono l'apertura di un'esposizione sono sempre febbrili. Tutti i pittori coinvolti devono finire di ritoccare le opere incompiute e non hanno la testa per occuparsi di questioni pratiche. Poi c'è anche da dire che Claude, mio fratello, è un po' il leader, il capo di questo gruppo di pittori. Tutti gli chiedono in continuazione qualcosa, un parere, un aiuto, un consiglio. Io mi sono messo ad appendere i quadri. Una faticaccia, ve lo assicuro. Tra pittori, incisioni, disegni abbiamo messo insieme ben 165 opere di quasi 40 pittori diversi e ciascuno di loro aveva sempre qualcosa da ridire. Tutti avrebbero voluto i loro lavori esposti al posto d'onore, in piena luce, di fronte a chi entra e così via. Inoltre, c'era da scrivere in bella calligrafia i cartellini con gli autori e i titoli. E qui viene un'altra difficoltà. Mio fratello sa dipingere bene, ma non ha nessuna ispirazione per i titoli. Mi sono trovato fra le mani la piccola veduta del porto di Le Havre all'alba, dipinta da Claude 2 anni fa, ancora senza un titolo. Un quadretto nebbioso con uno sfondo indistinto e un sole arancione che si specchia nelle acque davanti alle gru del porto. Insomma, Claude ha fatto di meglio, non c'è dubbio, ma a cosa dovevo scrivere sul cartellino? L'ho chiesto una, due, tre volte a mio fratello, alla fine l'ho dovuto tirare per la giacca, mentre era distratto da mille altre cose. Allora, di certo per farmi tacere, mi ha detto distrattamente: scrivi impression. Impressione. Ah, mi pareva troppo poco e ci ho aggiunto soleil levant, levar del sole. Anche se a dire il vero, a volte ho perfino il dubbio che sia invece un tramonto. Ad ogni modo, questo titolo improvvisato è stato notato dai visitatori.
Anzi, un critico l'ha utilizzato nella recensione che ha scritto il giorno successivo all'inaugurazione. Per lui l'impressione è un pasticcio senza senso, folle e grottesco. Altri hanno commentato che si tratta della negazione delle regole più elementari della pittura. Altri ancora si sono chiesti se mio fratello e i suoi amici non siano da rinchiudere in un manicomio. Comunque, da quel momento gli artisti del gruppo vengono chiamati impressionisti. E sono sicuro che presto o tardi le critiche sferzanti diventeranno elogi sperticati. Tante volte nell'arte è successo così. Lo dico sottovoce. A parte gli eccessi dei giornalisti, forse i critici non hanno poi tutti torti. Anche a me a volte viene la voglia di tornare a vedere i quadri degli antichi maestri al Louvre e cerco di capire le differenze. Per il gusto dei nostri tempi e soprattutto per le persone per bene, educate e controllate, i dipinti troppo luminosi appaiono sgradevoli, se non addirittura volgari. Per imparare la pittura, gli artisti passano anni nella penombra delle aule delle accademie di belle arti e si preoccupano di schermare le finestre degli atelier tra i polverosi divani di velluto e le tappezzerie scure. Verrebbe voglia di spalancare i vetri, di far entrare il sole, l'aria. Ovviamente le scene dei quadri sono per lo più ambientate al chiuso. Persino sulle opere antiche dei musei viene stesa una vernice a base di liquirizia diluita per attenuare i contrasti cromatici vivaci e ottenere il cosiddetto tono da galleria, omogeneo e pacato, tra il bruno e il giallastro. L'invenzione e il perfezionamento della fotografia ci hanno invece mostrato che è proprio la luce a formare l'immagine. In più, mio fratello è nato a Parigi, ma da bambini ci siamo trasferiti in campagna. Claude non ama granché la città, preferisce il verde, la natura, i giardini e soprattutto l'acqua, da quella del mare che si infrange sulle scogliere fino allo stagno su cui fluttano le ninfee. Si è pure costruito un atelier galleggiante, ha montato una capanna di legno su una barca e così può lavorare direttamente sull'acqua, dondolando sulla Senna. La decisione di dipingere la natura dal vivo, portando all'aria aperta cavalletto, tela e colori, è stata per lui una grande e non facile conquista. Certo, c'era già stato qualcuno oltre a lui, ma è stato mio fratello Claude Monet a capire per primo che dipingere all'aria aperta non significa solo descrivere i panorami e le forme degli oggetti, ma soprattutto cogliere con il cuore e con il pennello le variazioni della luce. L'atmosfera, il clima, le sensazioni che si provano a contatto con la natura. Per questo la sua pittura risulta rapida, luminosa, fatta di pennellate cariche di colore, senza soffermarsi troppo sul preciso disegno degli oggetti. Forse un giorno qualcuno dirà che il 15 aprile 1874, in Boulevard des Capucines, è nata la pittura moderna. E un pochino sarà anche merito mio e di quella parola impressione messa come titolo a un quadro di mio fratello, Claude Monet.